Tell me why are we wasting time on all your wasted grind when you should be with me instead? I know I can treat you better. Si avvicina la data del 29 gennaio, quando partirà la 14ª edizione della Maratona di Ragusa. Ne parliamo con uno degli organizzatori, Guglielmo Causarano, dell'associazione No Doping. Buongiorno. Grazie a voi dell'invito che avete fatto all'associazione No Doping, di cui io ne faccio parte. Sono il responsabile organizzativo della 14ª edizione della Maratona di Ragusa, che quest'anno avrà come risvolto l'inserimento nei calendari nazionali FIDAL e un riconoscimento della Federazione Europea di Atletica Leggera con 3 stelle su 5, cioè significa ancora più prestigio per un evento che sta coinvolgendo sempre più atleti che vengono dal nord Italia e anche dall'Europa. Quindi la macchina organizzativa è in pieno fermento, ma un ringraziamento soprattutto va al nostro vice sindaco di Ragusa, Massimo Iannucci, che crede tanto in questa manifestazione, che ci appoggia, ci sostegna e ci ringrazia fino all'ultimo arrivato, che donerà la medaglia di partecipazione anche all'ultimo atleta. Ci saranno dei percorsi diversi, non solo la maratona che sarà di oltre 40 chilometri. Allora, abbiamo la maratona su un percorso tradizionale, unico praticamente come distanza al mondo, ecco perché è tipica la maratona su 42 chilometri, 195 metri, che è una distanza che ovunque, in qualsiasi parte del mondo si corre, quella distanza è tipica, che partirà alle 8 da via Feliciano Rossito del 29 gennaio nei pressi del liceo scientifico. A seguire alle 9 del mattino, sempre il 29 gennaio, partirà la 21 km 097 di Fit Walking, che è la camminata sportiva che adesso sta prendendo piede, diciamo, sul mondo sportivo non competitivo, però che è un tocca sano per un buono stile di vita. E alle 9.45 partirà poi a seguire la 14ª edizione della strada Ragusa o maratonina, quindi distanza a metà della maratona su un tracciato di 21 km 097. Invece poi volevo allargare l'invito a tutti i cittadini e anche dei comuni limitrofi, che alle 10 in punto di Piazza San Giovanni abbiamo l'incrocio con la Family Run, che partirà al passaggio dei primi atleti e che poi giungeranno al traguardo ai Giardini Blei del nostro meraviglioso centro storico di Ragusa Ibla. Quindi ci sarà anche un percorso famiglia molto più breve per chi vuole semplicemente partecipare, essere lì a fare una passeggiata. Ma non tanto più breve, ma quantomeno molto laborioso, perché facciamo percorrere ai partecipanti della Family Run un intreccio di viuzze, di stradine tra il centro storico di Ragusa Superiore e il centro storico di Ragusa Ibla, fino al passaggio davanti San Giorgio. Il taglio del traguardo poi verrà in piazza Giambattista Odierna, dinanzi ai Giardini Blei, nello scenario della chiesa di San Vincenzo Ferreri, che il comune per questa circostanza ci ha dato per accogliere gli atleti provenienti da tutta Italia. Un modo anche per fare conoscere Ragusa, sì, le sue bellezze. Infatti un bel stiamo cercando di fare un connubio sport turismo, cioè noi come associazione, anche la Sicily's One, che è partner nell'organizzazione, stiamo cercando di promuovere il nostro territorio facendo dei pacchetti turistici già confezionati, cioè la classica notte nei B&B di Ibla, la cenetta tipica in un locale di Ragusa Ibla o di Ragusa Superiore, il pettorale di gara che adesso vi mostro un prototipo, e così praticamente chi verrà a correre la maratona avrà anche il modo di conoscere il nostro scenario storico-culturale della Val di Noto, di cui siamo inseriti e ci pregiamo di essere nel circuito UNESCO. I vincitori saranno premiati con una medaglia? I vincitori saranno premiati con una coppa di riconoscimento, al primo, secondo e al terzo premeremo tutte le categorie con prodotti del territorio, quindi Caciocavallo DOP, il vino Cerasuolo di Vittoria, donati dai vari sponsor commerciali che ci sostengono in questo sforzo immane che facciamo ogni anno per portare avanti questa manifestazione. A tutti invece gli arrivati verrà data sempre un altro prototipo, la medaglia di partecipazione, che questa praticamente simboleggia, se la telecamera la inquadra, simboleggia il nostro simbolo Ragusa Marathon. La M sta per individuare i tre ponti della vallata Santa Domenica, che praticamente simboleggia la nostra meravigliosa città. L'organizzazione ad opera di un'associazione che si chiama No Doping e No Droga, quindi anche un messaggio alla sportività. Sì, un messaggio della sportività, dello sport puro, dello sport individuato come divertimento. Infatti abbiamo allargato anche al settore giovanile la conoscenza dell'atletica leggera, portando questo messaggio nelle scuole anche elementari, nelle scuole medie, che lo sport, cioè la classica corsa, che è lo sport che si può praticare anche senza impianti sportivi, di cui purtroppo noi in Ragusa
ne abbiamo uno malmesso, in tutta la provincia non abbiamo strutture in cui si può praticare l'atletica leggera, però con tutto questo riusciamo a cavare il massimo dal minimo, diciamo, in questo senso. Un altro ringraziamento voglio fare, mi permetto di dirlo, al Rotary Club Erea Iblea, che ci offre i medici di supporto per l'assistenza sanitaria, che saranno, diciamo, una man forte per gli atleti che arriveranno all'ultimo sforzo del 42esimo e 195 metri all'arrivo. Ora sono passati 14 anni da quando si è avuta la prima avventura con la Maratona Ragusa, sì, 14 edizioni. Sì, 14 edizioni, anche all'inizio era organizzata, diciamo, da altre persone, che adesso purtroppo uno è scomparso, Emiliano Ottaviano. Infatti abbiamo dedicato il nono premio, sì, a Emiliano Ottaviano, uno degli organizzatori, uno che credeva tanto in queste manifestazioni, e che noi cerchiamo di continuare a essere eredi di questo progetto, un movimento sportivo, di questo evento che adesso sta diventando uno dei eventi importanti non solo della Sicilia ma del sud Italia, perché si vede che le adesioni sono tante, piace, è un percorso in linea, è molto, diciamo, frastagliato da un punto di vista chilometrico, altimetrico, non percorri mai lo stesso metro per più di una volta, quindi cioè, significa è un toccasano per uno che percorre una maratona. Bene, allora diamo gli appuntamenti precisi intanto agli atleti, quando devono ritirare il materiale, il pettorale. Allora, gli appuntamenti per la, diciamo, per essere partecipi, attivi, per poter correre sono due. Il sabato sera dalle ore 18 in poi in piazza Giambattista di Arnaibla, presso la San Vincenzo Ferrere, che è una chiesa, ripeto, che ci ha assegnato il comune, noi doneremo praticamente i pettorali ai partecipanti, cioè il numerino da attaccare con un piccolo ricordino della manifestazione. Poi invece la domenica mattina alle 8 in punto da via Filiciano Rossitto presso il Liceo Scientifico la partenza della 14ª edizione della Maratona di Ragusa. Bene, io allora la ringrazio per essere stato qui. Grazie a voi di aver avuto questo invito, e il modo anche di veicolare il messaggio dello sport come divertimento ma soprattutto come passione. Grazie, grazie a voi.